Io mi chiamo Massimo Campanati e sono un operatore olistico dal 2000 al 2001 circa. Ho iniziato, diciamo, la mia carriera con lo shiatsu. Sono diventato successivamente un riflessologo plantare. Dopodiché, dal momento che ho una lunga data di collaborazione con varie strutture, in particolare una di Anomarina, che è una spa, oltre ad avere il mio studio privato, mi è nata l'esigenza di specializzarmi anche in una disciplina che non fosse lo shiatsu, non fosse la riflessologia, ma una disciplina che comunque comprendesse il massaggio, il classico massaggio con oli. Allora sono entrato in contatto fortunatamente con l'Accademia Oligenesi e sono diventato anche massaggiatore olistico. Ho uno studio in centro a Imperia Oneglia e collaboro anche con una spa appunto di Diano Marina. Il mio obiettivo raggiunto, che in realtà è raggiunto relativamente, nel senso che il mio obiettivo è quello di migliorarmi sempre, e a livello umano e a livello proprio professionale barra tecnico, anche se la tecnica fine a se stessa è sterile. Quindi io voglio migliorare la mia globalità di persona e di professionista. Per cui in realtà è un obiettivo che non si raggiunge mai, perché si è comunque sempre in evoluzione, in miglioramento, on the road. L'olismo per me è un modo a 360 gradi di vedere lo squilibrio, di vedere la problematica, di vedere il disturbo, quel che noi comunque noi olistici, noi operatori olistici chiamiamo lo squilibrio. È praticamente un modo di vedere e di valutare e di trovare, di scoprire, di analizzare e anche di sentire quello che ci sta sotto la punta dell'iceberg, perché nella stragrande maggioranza dei casi una problematica, o meglio quelle problematiche per cui le persone si rivolgono a noi olistici, a noi massaggiatori e operatori olistici, non è altro che un qualcosa che sta sotto, che in qualche modo si manifesta a noi, si solidifica per attirare la nostra attenzione, la cosiddetta punta dell'iceberg. L'olismo è quell'atteggiamento, quella disciplina, quella preparazione, quella consapevolezza e quell'approfondimento che ti consente di andare a vedere la parte che sta sotto l'iceberg, quella sott'acqua che è generalmente, come si sa, più grande di quella che esce fuori, no? Che quella che esce fuori è sostanzialmente questa parte che richiama la nostra attenzione. Come vivo l'olismo nella vita di tutti i giorni? Cercando di non fermarmi alla superficie, un po' anche nei rapporti umani con le persone che mi circondano, che mi sono più care o anche meno care, avendo la mente aperta alla comprensione, all'accoglimento e a non valutare soltanto quello che esce in superficie. Quello che più spesso mi viene raccontato dai clienti dopo il trattamento di qualunque natura essa sia, tra quello che io offro, è la sensazione di leggerezza, sia fisica sia proprio emotiva, proprio una sensazione piacevole comunque. Quasi sempre anche io ho questa buona sensazione di leggerezza dentro di me e di soddisfazione, di appagamento per aver contribuito a dare sensazioni positive a chi si rivolge a me, sensazioni che per lo più si trascinano nell'arco della giornata e hanno come un'onda lunga. Tra i valori di Oligenesi, quello che sento più mio è l'empatia. L'empatia perché comunque è una qualità anche innata, però sulla quale comunque si può lavorare in ogni caso.
La sento mia perché credo che sia la mia principale caratteristica, quindi molto probabilmente io ho colto in oligenesi tra i molteplici aspetti belli di oligenesi questa perché mi si avvicina di più, la sento più incollata, più aderente al mio modo di essere, ma non soltanto lavorativamente parlando, anche proprio nel quotidiano. Essere empatici, secondo me, vuole dire comunque entrare in collegamento profondo con l'altra persona, fino al punto di sentire, vivere e condividere anche le emozioni dell'altra persona. Io credo che il mio punto di forza sia la capacità che ho anche nella mia vita quotidiana, che mi viene generalmente riconosciuta, di accogliere una certa sorta di affettività che è una mia caratteristica, che chiaramente esce anche con le dovute, diciamo, proporzioni e maniere nel mio lavoro. La capacità di accogliere, sì, credo sia proprio questa. Il mio obiettivo futuro, che è anche quello passato, che è anche quello presente, è, come dicevo prima, comunque continuare a migliorarmi con una formazione sempre aggiornata, continua, che mi permette di migliorare l'operatore Massimo Campanati come persona e il professionista, per cui è comunque un continuo divenire, un essere, come dicevo prima, sulla strada. Questo sostanzialmente è l'obiettivo che io mi pongo perennemente. Io credo di avere scelto questo lavoro perché mi consente di in qualche modo migliorare la condizione, la sensazione, il modo di vivere delle persone che a me si rivolgono e contemporaneamente dare gioia a me. Questa è una cosa che mi dà molta gioia, mi piace, mi fa sentire pieno e realizzato. È una grande soddisfazione. E facendo, tra virgolette, del bene, fai anche del bene a te stesso, perché siamo comunque tutti